Arriva a Castellammare per conoscere di persona gli operai che ha intenzione di assumere Alessandro Vescovini, imprenditore nel settore della bulloneria, diretto concorrente di Merid Bulloni. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera, come è andato l'incontro? Sindaco, parla di Gasperi. L'incontro è andato bene. L'imprenditore è venuto a Castellammare, come aveva già comunicato, è innamorato di questa città, è innamorato dei lavoratori di Merid che rappresentano la vera risorsa di questa fabbrica. Ha avuto modo già di verificare la realtà produttiva, appunto quella dei lavoratori. È qui e quindi voglio dire, questo testimonia la volontà di un grande imprenditore che ha deciso di investire nel sud e a Castellammare di Stabia. Noi siamo venuti qui non certo perché siamo dei benefattori, noi siamo venuti qui perché pensiamo che questa sia un'opportunità, quindi tanta gente che sa fare il nostro mestiere possa essere un'opportunità. Noi metteremo soldi nostri, come ho già detto anche in tutti i tavoli, soldi nostri e ovviamente avremo le agevolazioni fiscali che sono previste dalle zone ZES e dall'Industria 4.0. Ma non è per questo che veniamo qui per investire sull'asset di tante persone che sanno fare il nostro lavoro. È un'avventura, non è che ci garantisce niente nessuno, noi rischieremo il nostro denaro, il nostro tempo e la nostra passione. E sono convinto, insomma, fino adesso ci è sempre andata bene, siamo un gruppo in crescita, speriamo di farcela anche qui. La Com'è produzione andato dove verrà? l'incontro con i sindacati? Contro sindacati è andata bene, il primo interlocutore del territorio è stato il sindaco che è qui presente, che è sempre stato totalmente disponibile a tutte diciamo, le varie necessità che abbiamo avuto, e anche i sindacati. Io, sia Vacchiano che Santorelli sono stati i primi che ho contattato, quindi è andato I bene. sindacati chiedevano, ovviamente, qualcuno chiedeva che non ci fosse la delocalizzazione, ovviamente lei non investirà in quest'area e ovviamente non Allora, darà lavoro a 82 lavoratori. noi, noi come è Lo dobbiamo stato dire detto al subito. tavolo, ovviamente, noi faremo una lettera di intenti con il territorio, quindi con la regione, il comune e anche con i sindacati, nella quale noi ci impegneremo a realizzare un piano industriale che prevede la realizzazione di investimenti per 7 milioni di euro e ci aspettiamo da parte del territorio che ci venga dato un immobile congruo di 10.000 metri quadri per realizzare questi investimenti, dove noi andremo in affitto. Ovviamente noi non è che diciamo questo sì, questo no, alle pendici del Vesuvio non ci va bene, vogliamo andare a riva al mare non ci va bene. Noi diciamo ci affidiamo al territorio che ci trovino immobili idonei. Se sarà questo, se sarà un altro, se sarà un'altra ancora, non è un problema. Noi non investiamo un euro sull'immobile, noi andiamo in affitto perché dovremo investire i soldi nei macchinari per far lavorare la gente. E per le 82 famiglie, perché qua sono 82 famiglie, lei ha parlato di Beh, insomma, 55, massimo 60 no, anche lavoratori. questo Allora, aspetto è stato sviscerato. abbiamo fatto il nostro piano industriale. Ho già detto che quando siamo partiti con la Serbia, noi faremo esattamente quello che abbiamo fatto in Serbia. In Serbia ci sono stati 30 ragazzi serbi da Shabazz che nel 2011 sono partiti e sono venuti a Monfalcone un anno. C'era un prato verde, abbiamo fatto uno stabilimento da zero, abbiamo fatto i primi 4.000 metri quadri, adesso Shabazz sono 10.000 metri quadri, ci erano dentro 55 persone e sono partiti che erano 30. Quindi, insomma, questo Quindi è. oggi si parte. Oggi sì, allora, quando avremo qui lo stabilimento, sono tutte persone che hanno avuto a che fare con i bulloni, quindi è chiaro che ci sono tutte le possibilità per supportare anche un'attesa che può essere appunto la ripartenza dello stabilimento, ma quando riparte uno stabilimento da zero, che non è mai una cosa facile, perché una cosa è far partire uno stabilimento con i macchinari esistenti, con le persone che sanno lavorare sulle macchine, eccetera, eccetera, un conto invece è partire da zero. Noi abbiamo già questa esperienza, è un'avventura, ma siamo convinti di avere successo. Quando c'è uno stabilimento che funziona e che magari crea ricchezza, perché questo è l'obiettivo, è ovvio che poi lo stabilimento avrà la possibilità di assumere più persone.